Buonasera, grazie infinite intanto della disponibilità. Dover riscrivere la storia allenando i campioni del mondo, quale approccio lei ha adoperato nell'esordire in panchina? Disincantato, conservativo, cercando magari certezze nei pretoriani dei San Antonio come Ginobili, Parker, Duncan, o convinto di sfruttare l'occasione della vita? No, l'occasione della vita neanche per sogno, perché era molto chiaro che sarebbero stato una o due partite, no? Voglio dire, abita anche in tante altre squadre, il capo allenatore non può per un qualsiasi motivo magari riesce a freddore allenare e tu lo sostituisci. Certo. Diciamo che da un lato la macchina è una macchina talmente oliata che va avanti da sola, la mia preoccupazione era quella che la squadra non sentisse troppo la mancanza di Pop e cercare di, diciamo, di farle stare il più tranquillo possibile, ecco. Certo. Questa è la prima cosa. La partita è molto diversa rispetto alla partita europea di 40 minuti, perché ci deve essere fatta molta attenzione alle rotazioni, a quando chiamare i time out, che sono tantissimi, a chiamare i giochi, che il nostro playbook è un playbook piuttosto ampio, perché ovviamente la maggior parte di questi giocatori giocano insieme da 10 anni, quindi diciamo la partita è più complessa, e in questo mi hanno aiutato moltissimo i miei Udoka e Jim Boylan, che sono lì da prima di me. Detto questo, diciamo, come ho anche già detto, non posso negare che mi ha gratificato il fatto che i giocatori di quella portata mi hanno permesso di allenare, per usare una frase che è tipica di Popovic. Ecco. Certamente. Mi hanno messo a mio agio e mi hanno permesso di fare il mio lavoro. È stata una cosa. Poi, diciamo, come cosa finale, è ovvio che aver avuto un'opportunità di questo genere mi permette di, diciamo, come si può dire, di non trovare le parole giuste, però il senso di quello che voglio dire è che aver avuto questa opportunità qua mi fa sentire un po' più a mio agio anche dentro l'organizzazione, mi dà la sensazione di poter dare una mano e che questa mano è, diciamo, apprezzata e tagliata, ecco, tutto qua. Certamente, ha parlato, tra l'altro mi ha anticipato su una domanda che avevi fatto dopo, sul discorso appunto della gestione delle partite, la sensazione da fuori chiaramente, da utenti che guardano una partita di NBA, è quella che l'allenatore NBA è uno che deve gestire più che allenare, come dire che tutto è stato già previsto prima, è solo una sensazione oppure c'è dell'altro, c'è ben dell'altro? C'è molto dell'altro. Sbagliare a chiamare magari dei giochi, cioè chiamare dei giochi piuttosto di altri, ti può portare dei vantaggi, ma ti può portare anche, se sbagli, ti può portare dei grossi svantaggi. Certo. Gestire male i minuti dei giocatori e arrivare affaticati alla fine può pregiudicare la tua partita. Gestire male i time out, per cui magari tu resti in una partita punto a punto, resti nel finale con pochi time out. Non puoi controllare i possessi, non puoi controllare, diciamo, i possessi chiave, ti può pregiudicare una partita. Sì. Questo Pop è più bravo di tutti, e quindi, diciamo, la preoccupazione di non fare danni era ce l'avevo, era una bugia. Da questo punto di vista anche parliamo dei giocatori dei San Antonio, tutti probabilmente hanno immaginato un supporto tra virgolette invisibile di un suo uomo come Manu Ginobili, altri hanno probabilmente intuito quello di un altro giocatore di stampo europeo come Tony Parker, invece impossibile capire quello di una sfinge come Duncan. Vorrei sapere se c'è un qualcosa che ha detto o ha fatto di incisivo nell'incontro in cui lei ha allenato, cioè se c'è qualche messaggio che le ha mandato Tim Duncan. Comunque ha comunicato, ed è stato molto, molto vicino, una delle parti più gratificanti di questa esperienza. È estremamente partecipe ed estremamente comunicativo.
Adesso allarghiamo un po' il discorso. L'NBA è sempre stato definito un business, che praticamente molto spesso l'NBA viene raffigurata prima come un aspetto di business, appunto di marketing, dopo viene comunque lo spettacolo cestistico, la tecnica. E questo... Io non lo so. Io quello che posso dire è che a San Antonio ci sono delle cose molto, molto, molto basiche. Prima di tutto la scelta delle persone in campo e attorno al campo. Secondo, cercare di fare le cose nel modo più serio possibile, per dire una frase di popolo che ci senza saltare nessun passo, quindi facendo le cose nella giusta progressione, preoccupandosi molto di fare le cose insieme, di giocare, di impegnarsi. Non vedo quello di cui sta parlando, anche se immagino che in altre franchigie possa essere diverso. Qui è veramente un club orientato sicuramente al risultato sportivo, ma soprattutto al tentare di mantenere una competitività seguendo certi valori che sono quelli che Popovic, Buford e la proprietà hanno messo sul tavolo fin dal primo giorno. Certo, certo. Per cui voglio dire, anche da noi non è raro che qualcuno abbia rinunciato a qualcosa dal punto di vista economico pur di poter permettere alla società di mantenere un certo tipo di roster. Questo è giusto per darle un esempio. Certo. C'è un'attenzione enorme al rapporto con la comunità, che sia il rapporto con i militari reduci dalle varie campagne in giro per il mondo, o che sia una relazione con gli ospedali, con i tanti ospedali che ci sono in città, o con proprio con gli abbonati. Cioè, c'è un'attenzione al rapporto umano con la gente che ti fa il discorso, che è tipico secondo me delle realtà europee. C'è tantissima, cioè non vedo che l'obiettivo sportivo dentro determinate regole è fondamentale. Poi sinceramente certo, le cose legate agli aspetti più economici non li conosco e non mi sì, sono di contorno, diciamo, ecco. Non so se è un piano, è un piano diciamo accanto. Mm-hmm. Non è per usare la terminologia aziendale, il core business è andare in campo e cercare di fare le cose bene in campo, però soprattutto cercare di farlo secondo determinate regole. Certamente. Diciamo che la cosa molto interessante, secondo me, di questa unione tecnica fra lei e coach Popovic è soprattutto il pensare che due grandi allenatori con due estrazioni diverse, diciamo, una europea e una americana, debbano interfacciarsi di continuo. È logico che un fil rouge tra lei e Popovic è consolidato e assodato. Vorrei capire se c'è stato un solo magari elemento di scontro professionale dal punto di vista tecnico, cioè se avete avuto magari due visioni divergenti dal punto di vista tecnico, perché sarebbe interessante capire di che tipo, pur restando le gerarchie ovviamente. Allora, intanto vorrei partire dalla parte finale della sua domanda, anche se è molto gentile quello che dice, no? Il modo in cui fa la domanda presuppone che io e Popo siamo, non dico allo stesso livello, ma quasi. Invece, sinceramente, le dico, quando gli sono seduto vicino in panchina e vedo come lavora la partita, ci sono delle volte che mi sento veramente piccolo, lo dico con molta franchezza e senza falsa modestia. Per tornare al senso della sua domanda, lui con tutti noi, non solo con me, cerca, vorrei dire disperatamente, tra virgolette, il contraddittorio. In questo è la sua quotidianità. Lui cerca l'argument, chiama lui, la discussione, sì, l'opinione diversa, anche al limite per il gusto sofistico di discutere per 10 minuti di qualcosa. Non so se sono riuscito a spiegarmi. Sì, perfettamente. Erano quelli che discutevano apposta su un problema facendo appunto l'avvocato del diavolo, eccetera. Ecco, lui da noi assistenti cerca questo. È una parte del suo divertimento professionale.
anche perché... E anche arricchimento da un certo punto di vista, perché ovviamente... Anche se un metro trova... Guardi, anche se un metro trova un po' di divertimento, perché lui è una persona, voglio dire, è talmente bravo, è una personalità talmente dominante, che è molto difficile per tutti noi, tra virgolette, contrastarlo. Però è quello che lui vuole. Ho capito. E dal punto di vista invece della metodologia d'allenamento, diciamo un qualcosa che lei ha trovato sorprendente nel modo di allenare Popovic in palestra, se c'è qualcosa, oppure diciamo aveva ben chiaro un certo tipo di modus operandi di coach Pop? Guardi, la cosa fondamentale è il suo mantra, è less is more, meno è di più. Questo può essere okay. In relazione a un allenamento, al carico di fatica, al carico mentale, c'è sempre un'attenzione a non sovrascaricare la squadra in nessuno di questi campi. L'altra cosa che secondo me gratificherebbe tutti gli istruttori di settore giovanile italiani è che c'è un'attenzione spasmodica anche la mattina di una partita a fare magari 2-3 piccoli esercizi di tecnica individuale, che sia soprattutto difensiva. Come difendere il compasso, come difendere un taglio. Ecco, lui dedica sempre qualche minuto alla ripetizione di questi fondamentali, che siano così offensivi o che siano così difensivi. E questo secondo me è il grande messaggio, che è poi il messaggio di tutti i grandi allenatori: la tecnica è più importante della tattica. La tattica ti salva per un giorno, hai la tecnica, quella che ti fa. Ti mantiene vivo per un lungo periodo e che ci fa fare la differenza. Assolutamente. Coach, un'ultima domanda, diciamo che è un po' una domanda antipatica, gossipara, ma siccome naturalmente anche la grande massa vuole la sua parte, le chiedo sinceramente, c'è già stato un qualche colloquio, un qualche ragionamento sul futuro a San Antonio e soprattutto sulla possibilità di Ettore Messina come head coach di San Antonio nel post Popovic? Coach, io la ringrazio infinitamente, le faccio un grossissimo in bocca al lupo per il futuro e spero proprio che ci sentiremo presto per altri successi. Speriamo, grazie mille. Grazie infinite, buona serata, coach. Grazie.